In primo piano, dimissioni di 13 consiglieri, a Riccione cade il sindaco Tosi e si torna al voto. Nominato il commissario prefettizio e il viceprefetto Immacolata delle Curti. In cronaca, gregge attaccato dai lupi nell'entroterra riminese, l'allarme di Coldiretti che chiede soluzioni per porre fine alla mattanza. In regione, patto per il lavoro, vertice in Viale Aldo Moro, l'Emilia Romagna è quella che cresce di più in Italia, ora focus occupazione giovanile e aree disagiate. Trasporti e salute, il Rotary Club a Nova Feltre, Alto Montefetto dona un defibrillatore alla locale società di calcio, un grande gesto, l'ha definito il responsabile del settore giovanile Ivan Ricci. Ben ritrovati con la nostra informazione, la politica in apertura perché Riccione torna al voto, dimissioni di 13 consiglieri e nella Perla Verde cade il sindaco Renata Tosi. Allora cerchiamo di capire cosa è accaduto nel nostro servizio di apertura stasera firmato dal collega Gianluigi Luccarelli. Renata Tosi non è più il sindaco di Riccione, il primo cittadino della Perla Verde è stato sfiduciato. Le dimissioni della metà dei consiglieri eletti, ha spiegato, ha messo la parola fine a questa nostra esperienza. La Tosi è stata sfiduciata da 13 consiglieri comunali che si sono presentati dal notaio per depositare le loro dimissioni, aprendo così la crisi di governo. A firmare sono stati 5 di Unione Civica, Mercatelli, Montanari, Urbinati, Montalto, Mingucci. I 4 di Oltre, Ubaldi, Casadei, Marchetti, Bonfini, i 3 del PD, Bauzone, Arcangeli, Pazzaglini e Patrizia Fabbri di Forza Italia. Tosi era stata eletta al ballottaggio l'8 giugno del 2014 quando si era imposta con il 53% dei voti contro Fabio Ubaldi, diventando il primo sindaco donna di Riccione. L'ex primo cittadino ringrazia i consiglieri comunali, dice: i miei assessori che hanno iniziato con me questo percorso amministrativo e che mi hanno sempre sostenuto con lealtà e fiducia. Ringrazio chi ha creduto in me e alla mia onestà, chi è stato capace di sostenere i nostri programmi. Prometto alla città, aggiunge, che sono pronta a rimettermi in gioco con la stessa determinazione e lo stesso amore. Un gesto di per sé scandaloso, una vera e propria congiura di corte, ha commentato Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Tutto questo dice a poche settimane dalla Pasqua, come se Riccione non avesse altri problemi e altre priorità. L'accusa era una presunta rigidità da parte della Tosi, aggiunge Colombo, quando la stessa Forza Italia ha perso 3 consiglieri, Montalto, Mingucci e Rizzoli, per l'eccesso di prepotenza da parte dei Tirincanti, mettendo, conclude, tutta la maggioranza in difficoltà e permettendo la creazione di Unione Civica. Il viceprefetto Immacolata delle Curti da oggi dunque commissario prefettizio presso il comune di Riccione. Il prefetto di Rimini ha decretato la sospensione del consiglio comunale e la nomina di delle Curti per la provvisoria amministrazione dell'ente, con il conferimento dei poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. Il prefetto aveva preso atto della nota con la quale il comune di Riccione ha trasmesso il documento notarile attestante le dimissioni rassegnate da 13 dei 24 consiglieri previsti per il funzionamento dell'ente locale. Ma andiamo a sentire anche la reazione nelle parole dell'ormai ex vice sindaco del comune di Riccione, Luciano Tirincanti. Di solito quando un'azienda va male l'amministratore paga, perché delle responsabilità in questa gestione ci sono state, e lei purtroppo è stato un sindaco che ha solo diviso. Invece il ruolo del sindaco è per un altro: accorpare, deve essere il sindaco della città, non solo di qualcuno, anche di quelli che non ci hanno votato. È grande poca organizzazione, grande valore. Io credo che sarà difficile riproporre un sindaco che è stato sconfitto. Non usa giri di parole l'ormai ex vice sindaco di Riccione Luciano Tirincanti nel commentare la fine prematura della giunta guidata da Renata Tosi, una legislatura durata poco meno di 1000 giorni, trascinatasi spesso tra incomprensioni e scarso feeling della compagine di governo. Ma come si è arrivati alla parola fine? Si è arrivati che una normale piccola crisi, perché per me è una piccola crisi allungata, è da 7-8 mesi che questa cosa sta in stallo e il sindaco doveva risolvere in 15 giorni. 6-7 mesi si è dilaniata completamente, poi si è andata a finire anche nei rapporti interpersonali, un errore politico gravissimo. Purtroppo non possono succedere in politica queste
frazionamenti dei partiti. Eravamo a metà legislatura, bastava fare un aggiustamento di metà legislatura, individuando delle priorità, gli si dava l'assessorato all'Unione Civica e si ripartiva, e avremmo chiuso la legislatura alla grande per me. Il nostro sindaco si è impuntato e questo ha creato questa situazione. Obiettivo: votare la prossima primavera. Io faccio di tutto perché non fosse un commissario da di un anno, riuscire a votare in primavera, cioè in casa primavera l'11 giugno, perché con le amministrative che ci sono a Corviano e probabilmente a Bocciano, forse credo che si voterà anche a Riccione. In questo caso il sacrificio dalla città sarebbe quindi una cosa breve. Le prospettive è la città viva, sempre in fermento, io credo che ci saranno anche delle piacevoli cose. E arriva il commissario anche a Morciano di Romagna, la dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Rimini, Cinzia Renna, da oggi appunto è commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Morciano di Romagna. Le dimissioni del sindaco di Morciano, Claudio Battazzi, erano state formalizzate il 3 di febbraio. La cronaca adesso: 8 capi dilaniati, alcuni feriti, altri 15 dispersi. Il bilancio di un attacco da parte di lupi è avvenuto nei giorni scorsi nel riminese, vittima dell'assalto del branco, il gregge di pecore di un'azienda agricola situata a Mulazzano, sulle prime colline di Coriano, a ridosso della pianura dei centri abitati, quindi a pochi chilometri dalla costa. L'episodio è stato immediatamente denunciato dal titolare Marco Orru ed è stato oggetto di ricognizione da parte del veterinario dell'AUS, secondo il quale, alla luce dei risultati della prima autopsia, delle modalità dell'attacco, in particolare delle ferite inferte agli animali, non sussistono dubbi sul fatto che ad agire siano stati dei lupi. E naturalmente, a margine di questa notizia, c'è stato anche l'intervento da parte di Colla Diretti, che ha detto in buona sostanza: ebbene, è arrivato il momento di trovare soluzioni importanti per porre fine a quella che sta diventando una vera e propria mattanza. Voltiamo pagina, adesso andiamo in regione con la nostra informazione. Un patto per il lavoro, il vertice in Viale Aldo Moro, l'Emilia Romagna è quella che cresce di più in Italia. Ora focus: occupazione giovanile e aree disagiate. Andiamo a sentire di cosa si tratta. Abbiamo dimostrato che si può crescere con il patto per il lavoro siglato 2 anni fa, ma monitorato con continuità, e anche oggi è stato un momento importante. Abbiamo dimostrato che quando un sistema istituzionale, politico, sociale è coeso, si può dare degli obiettivi di lungo periodo. Gli obiettivi erano ridurre la disoccupazione, in 2 anni li abbiamo ridotta di 2 punti, non solo, ma abbiamo favorito i processi di trasformazione strutturale della nostra economia in un momento in cui il commercio internazionale tende a ridursi. Noi cresciamo perché abbiamo indotto le nostre imprese a spostarsi sulla fascia alta della produzione, e questo è stato possibile perché abbiamo lavorato sulle competenze, sull'intelligenza, abbiamo lavorato sulle nostre stesse istituzioni. Si può crescere, e questo è il messaggio che noi diamo al Paese. Noi intanto ogni 6 mesi continuiamo a trovarci con tutte le parti sociali, perché il patto per il lavoro, che vale fino al 2020 con 15 miliardi di investimenti, ha bisogno periodicamente di essere analizzato, valutato, per verificare cosa funziona, cosa invece va corretto o addirittura cosa va cambiato. È un modo giusto, perché la strada che abbiamo imboccato ci dice nei numeri che siamo la regione che cresce di più in Italia, che è riuscita a diminuire di oltre 2 punti in soli 2 anni la disoccupazione, che mette l'Emilia Romagna prima per l'occupazione femminile a livello nazionale, seconda per il tasso generale dopo il Trentino Alto Adige, e dunque l'obiettivo di arrivare al 2020 dimezzando quella disoccupazione che era arrivata al 9% soltanto 2 anni fa è un obiettivo davvero possibile. Adesso vogliamo ulteriormente analizzare quali azioni si possono mettere in campo per la disoccupazione giovanile, che forse è anche, senza il forse in Emilia Romagna, il tema da aggredire principalmente, seppur con dati notevolmente migliori che nel Paese, e quello delle aree cosiddette disagiate, che hanno bisogno di un'ulteriore cura e scelta per dare una mano maggiore rispetto a quello che si è fatto in questi anni.
Ancora la cronaca, perché si è reso responsabile di una truffa ai danni di una pensionata 69enne, un incensurato nigeriano di 35 anni, domiciliato nel Anconetano, attualmente irreperibile, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Savignano nell'ambito di una attività investigativa. Iniziata a seguito della denuncia sporta dalla malcapitata, la donna lo scorso dicembre ha riferito di aver allacciato contatti con ignoti attraverso i social network. In particolare il nigeriano si era qualificato come un militare americano di stanza all'estero, spiegando di essere in difficoltà economiche. Il rapporto si è fatto sempre più confidenziale, dal punto che i malviventi tra i mesi di febbraio e dicembre scorsi sono riusciti a convincere la donna a farsi consegnare somme di denaro per un totale di 70.000 euro. Controlli adesso della polizia di Rimini, controlli contro il degrado in città che purtroppo evidentemente non tardano a mancare, episodi dei quali vi diamo puntualmente conto anche noi nel nostro telegiornale. Sono Luigi Lucarelli. E di 6 arresti e 31 denunce il bilancio dei controlli antidegrado effettuati a Rimini dalla polizia, che ha battuto il territorio anche con le unità cinofile, perlustrando diversi quartieri della città. In particolare gli agenti si sono concentrati nelle zone della stazione ferroviaria, di Borgo Marina, di via Grotta Rossa e nei parchi cittadini. Gli agenti hanno arrestato 3 persone destinatarie di ordini di custodia cautelare in carcere, una persona per rapina, una per furto e resistenza pubblico ufficiale ed uno per maltrattamenti in famiglia. 31 invece sono state le persone denunciate per vari reati, la maggior parte per droga, poi danno al patrimonio e violazione della normativa che regola la permanenza ed il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. 4 di loro, infatti, dopo la denuncia, si sono visti notificare dalla divisione anticrimine della questura il foglio di via obbligatorio dalla provincia, con divieto di ritorno per 3 anni, mentre per gli stranieri irregolari sono state avviate dall'ufficio immigrazione le procedure per la loro espulsione. Durante l'operazione la polizia ha identificato complessivamente 1.217 persone, controllati 770 veicoli, effettuati 60 posti di controllo e grazie al fiuto dei cani poliziotto antidroga sono stati sequestrati quasi 50 grammi di sostanze stupefacenti. Trasporto e salute, il Rotary Club Nova Feltre e Alto Montefeltro dona un defibrillatore alla locale società di calcio. Un grande gesto, l'ha definito il responsabile del settore giovanile del sodalizio di Nova Feltre, Ivan Ricci. Il servizio è firmato da Daniele Emanuelli. In una serata particolare arricchita dalla presenza di una 30 di persone con sede ufficiale e ristorante da Marchesi presente nell'entroterra riminese, i soci del Rotary Club Nova Feltre e Alto Montefeltro si sono dati appuntamento per donare un defibrillatore al responsabile del settore giovanile della Vice Nova Feltre a calcio, Ivan Ricci, che risulta essere tra l'altro anche socio dello stesso club donatore. La serata è stata causa di un ritrovo tra amici e componenti dello stesso club, ma anche un'occasione per divertirsi e parlare di sport e salute, unendo un connubio vincente con la donazione di un defibrillatore diventato strumento indispensabile soprattutto per una realtà come Nova Feltre, che dispone di 3 impianti di gioco e allenamento, dove oltre 27 tesserate della prima squadra vi fanno parte circa 200 giovani che rappresentano le formazioni giovanili. Questa serata è stata dedicata tra l'altro anche alla donazione all'associazione calcio Nova Feltre del defibrillatore per i calciatori della squadra. Il club comunque nasce nell'89 da un gruppo di imprenditori locali di spirito e di buona volontà che hanno fondato il Rotary Club Nova Feltre e Alto Montefeltro. Allora, in questa serata doniamo il defibrillatore all'associazione calcio Nova Feltre nella persona del presidente Ivan Ricci. Ringrazio per questo gradito dono da parte del Rotary Club Alto Montefeltro nella persona del presidente Marani Marco. Non deve ringraziare solo il presidente ovviamente, ma tutto il club e tutti i soci del nostro Rotary Club Nova Feltre Alto Montefeltro. Torniamo a Rimini con la nostra informazione, parliamo di case popolari perché è stata approvata la graduatoria anche per le unioni civili. Il Consiglio Comunale di Rimini, col voto della maggioranza, 17 voti favorevoli, 6 contrari e 4 le astensioni, ha approvato nella seduta di giovedì il nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento introduce diverse novità. La prima riguarda la parità di condizioni per i conviventi di fatto e nuovi requisiti economici per l'accesso e il mantenimento negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, col recepimento della recente legge statale, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,
Viene riconosciuta, si legge, ai conviventi di fatto il diritto al subentro nel contratto di locazione e l'accesso all'ERP in condizioni di parità rispetto alle coppie unite da vincoli di matrimonio e alle unioni civili. Verranno così considerate valide le domande provenienti da conviventi more uxorio dal momento in cui è stata instaurata la convivenza. Il nuovo regolamento recepisce inoltre i requisiti economici per quanto riguarda l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oltre le modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP indicati dalla nuova normativa regionale. Il Consiglio Comunale ha anche discusso, respingendo la maggioranza, la mozione che è stata presentata dal consigliere Gioenzo Renzi, che chiedeva l'annullamento del progetto Un mare lungo un miglio, approvato dalla Giunta Comunale il 22 dicembre scorso. E adesso, come ogni venerdì, andiamo a scoprire gli appuntamenti, le manifestazioni, le iniziative tra carnevale, evidentemente teatro e musica, nel fine settimana in provincia di Rimini. Un altro weekend dedicato alla tradizione e al carnevale in provincia di Rimini. Giornate soprattutto per i più piccoli che domenica in piazza Cavour daranno vita a Color Coriandolo. L'evento promosso dal comune e organizzato da Made Officina Creativa giunge quest'anno alla 16ª edizione. Giocolieri, musicisti e trampoli acrobatici giungeranno a Rimini per divertirsi insieme ai tanti bambini che come ogni anno affolleranno piazza Cavour in costumi armati di coriandoli e stelle filanti. Carnevale in piazza domenica anche a Nova Feltre, dalle 14.30 ragazzi, bambini e famiglie saranno protagonisti della tradizionale sfilata di carri allegorici. La giornata sarà accompagnata dai canti dei Pasqualotti. Spazio poi alla comicità. Si ride venerdì al Teatro Pazzini di Verucchio alle 21.15 con il comico Leonardo Manera per una serata alla ricerca della proverbiale Italian Beauty. Volto noto della comicità televisiva spazia artisticamente dal cinema alla fiction, dalla scrittura alla musica fino alla radio. Il teatro. Sabato sera il Corte di Coriano presenta Portami in un posto carino, testo di Tobia Rossi, finalista al premio Istrio, portato in scena e prodotto dalla compagnia teatrale Kronos 3. Allo spazio Tondelli di Riccione stasera, Sipario sulla pazza della porta accanto, spettacolo su Alda Merini. Un ultimo appuntamento dedicato al teatro dialettale. Al Teatro degli Atti di Rimini, domenica alle 16 sarà la volta della compagnia La Mulnela, che sul palco del teatro di Via Cairoli proporrà Satta e Pun di Mirecli, due atti ed epilogo di Renato Carichini. Non c'è altro con la nostra informazione, mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo al termine della sigla appuntamento con l'economia domestica e la borsa della spesa, naturalmente l'appuntamento per la prossima edizione del telegiornale, arrivederci.